Inizialmente ho scelto questa scuola perché anche le mie sorelle hanno scelto ragioneria, però dalla terza superiore in poi ho capito veramente l'importanza di ragioneria e soprattutto perché è una materia, economia aziendale, che non si può apprendere solamente lavorando, bensì studiando. Ciao a tutti, io mi chiamo Arianna, ho 20 anni e attualmente studio all'università, sono al secondo anno di economia e marketing internazionale a Modena e sono un'ex studentessa dell'Istituto Tecnico Economico Giuseppe Luosi. Io mi sono diplomata nel 2019 e sono qua un po' per raccontarvi molto brevemente qual è stata la mia esperienza. Io alla scelta delle scuole superiori, come immagino tutti voi, avevo i miei dubbi, tant'è che questa scuola mi è interessata fin da subito, ma ero spaventata perché io non avevo mai visto queste materie, come ad esempio economia aziendale, diritto o anche alcune lingue che qua si studiano alle scuole medie. Quindi ero molto spaventata per questo, però ecco, se avete questi dubbi vi posso assicurare che avrete tutto il tempo necessario per poterle studiare senza fretta, quindi non preoccupatevi. Invece per quanto riguarda le esperienze che mi hanno aiutato a scegliere il mio percorso dopo la scuola, il mio percorso post diploma, vi vorrei un po' parlare ecco del mio indirizzo, perché scegliere ecco un indirizzo in questa scuola può aiutare molto perché permette di studiare in maniera molto più specifica le materie che vi piacciono di più. Io ho scelto nel mio caso relazioni internazionali per il marketing e appunto dove oltre all'economia aziendale si studiano molto le lingue. Io ho scelto inglese, tedesco e al terzo anno si è aggiunto spagnolo. Per questo vi dico che per me l'esperienza maggiormente significativa è stata quella degli stage all'estero. Io sono stata al terzo anno ad Augsburg in Germania e al quarto anno in Irlanda a Dublino. Questo mi ha ovviamente dato modo di migliorare la lingua e per chi se lo stesse chiedendo, al tecnico le lingue vengono studiate in maniera differente magari da un altro istituto perché la lingua viene studiata da un profilo molto più economico, più tecnico. Per questo penso che anche l'esperienza di stage sia stata molto utile per questi motivi. Io ho scelto questa scuola in realtà anche per le possibilità che offriva, nel senso che sempre parlando di lingue sono riuscita a conseguire le certificazioni. Io ho una certificazione in inglese e una in tedesco. E ho anche avuto una grandissima opportunità al quinto anno di poter fare il viaggio della memoria, che è un viaggio in Germania e in Austria dove si visitano i principali campi di concentramento. Ecco, questa è stata molto in breve la mia esperienza all'Uosi e quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo. Non posso fare altro che consigliarvi questo istituto perché mi è piaciuto tanto, ho imparato tanto, ma mi sono anche divertita tanto e non credo che sia una cosa scontata. Quindi in bocca al lupo e buona scelta. Ciao a tutti, mi chiamo Camilla Bresciani, sono un'ex studentessa di questo istituto e oggi vorrei parlarvi della mia esperienza. Innanzitutto vorrei darvi le motivazioni per cui ho scelto questo istituto e soprattutto l'indirizzo relazioni internazionali e marketing. Nel momento in cui mi sono trovata a scegliere, anni fa non ero ancora sicura di intraprendere poi un percorso di studio universitario e quindi ho scelto questa scuola perché permetteva di avere buonissimi sbocchi lavorativi anche al termine del periodo scolastico, e relazioni internazionali e marketing perché oltre ad essere incuriosita dall'ambito delle materie economico-giuridiche ero anche molto incuriosita sulla preparazione comunque nelle materie linguistiche anche nuove, oltre quindi all'inglese e al francese che avevo già affrontato precedentemente, perché oggi risultano molto importanti sia ai fini lavorativi che universitari. Inoltre volevo parlarvi delle opportunità che questa scuola mi ha permesso di avere, soprattutto gli scambi o gli stage linguistici che permette di fare e le mie esperienze di alternanza scuola-lavoro che ho deciso di fare presso una banca perché appunto mi incuriosiva l'ambito delle banche e mi permetteva anche di vedere applicate sul campo le competenze che avevo acquisito a scuola. Mi ha permesso anche di ricevere una proposta di lavoro che sarebbe stata un'ottima proposta appunto se non avessi deciso di intraprendere poi il percorso universitario all'Università di Giurisprudenza, in cui tuttora vedo applicate le conoscenze giuridiche e il metodo di studio che questa scuola mi ha permesso di acquisire. Inoltre un'altra bellissima esperienza che ho fatto è stata la possibilità di partecipare a un concorso tra ragazzi che avevano creato vari progetti di start-up sfidandosi, in cui il mio gruppo ha avuto anche la possibilità di arrivare secondo a livello europeo e quindi ne vado molto fiera e spero possiate tutti voi fare un'esperienza del genere, perché questa scuola veramente si è fatta con passione e studio e impegno, permette di avere buonissime opportunità, vi può permettere di scegliere veramente qualsiasi
ambito lavorativo e anche qualsiasi università, proprio perché c'è un forte impegno sul permettere di acquisire metodi di studio veramente importanti in ambiti anche molto particolari, soprattutto anche giurisprudenza o lingue o veramente qualsiasi ambito, potete spaziare e decidere quello che volete fare voi. Salve, mi chiamo Benati Flavio, ho frequentato l'Istituto Tecnico Economico Giuseppe Luosi nel corso SIA. Attualmente frequento l'Università degli Studi di Ferrara di Informatica e la scuola che ho frequentato precedentemente mi ha fornito solide basi dell'informatica e dell'economia. Difatti attualmente appunto frequento l'università e questa scuola mi ha fornito le basi per poter comprendere appunto l'informatica, quindi gli elementi principali come ad esempio i linguaggi di programmazione che vengono affrontati durante i 5 anni, ma anche le strutture dati e soprattutto gli algoritmi che permettono di comprendere il pensiero logico, utile per risolvere problemi. Viceversa, per l'economia troviamo altre importanti nozioni che mi hanno permesso ad esempio di comprendere l'attualità che mi circonda e anche di fare le scelte più convenienti nella vita di tutti i giorni. Inoltre ho avuto la possibilità, tramite le esperienze di scuola e lavoro, di incontrare appunto ambienti lavorativi, così da poter mettere a frutto poi quello che avevo imparato nell'ambiente scolastico. Ciao a tutti, sono Matteo, un ex studente dell'Istituto Tecnico Economico Luosi di Mirandola. Oggigiorno io sto frequentando un corso di laurea in marketing e organizzazione d'impresa. Quando ho scelto questa scuola, la mia scelta è stata orientata dal fatto che i miei genitori avevano un'impresa commerciale che appunto vendeva prodotti e quindi volevo approfondire le materie di indirizzo economico, ed è questo che è stato appunto effettuato durante il mio percorso di studi presso l'istituto. Infatti oltre a studiare le materie di indirizzo economico abbiamo anche simulato nei vari laboratori che ci sono stati proposti nei vari anni come simulimpresa ad esempio, ma vi è stata anche una vera e propria esperienza di lavoro grazie allo stage che ho svolto presso il salumificio Mac Palmieri di San Prospero nell'estate scorsa, nel quale ho svolto le 6 settimane canoniche più, siccome mi sono trovato molto bene presso quell'organizzazione, ho continuato per un altro mese e mezzo. Tutto questo è quello che vi aspetterà in un percorso di studi di tipo economico, e quindi a voi la scelta. Ciao, sono Alloca Pasquale, ho 19 anni e ho frequentato l'istituto Luosi. Allora, principalmente ho scelto questo istituto perché la fama lo precedeva, soprattutto per via dell'istruzione che mi ha saputo dare. Il vantaggio non risiede solo in questo, bensì una volta frequentato, sono anche dal punto di vista umano, mi ha dato parecchio, soprattutto per i professori che ho incontrato, quindi non solo dal punto di vista formativo ma anche dal lato umano e personale. Salve, mi chiamo Lissina, ho frequentato l'Istituto Tecnico Economico di Sossia e ora sto frequentando l'Università degli Studi di Informatica Ferrara. Ho maturato la scelta di continuare a studiare durante l'estate della maturità perché mi sono reso conto che questa scuola ti offre una solida preparazione che ti consente sia di continuare gli studi sia di optare per la scelta lavorativa. Quest'ultima è favorita anche dalle attività dell'alternanza scuola-lavoro. Un stage di circa 6 settimane in azienda, attività laboratoriali importanti che simulano il mondo dell'occupazione. La scuola mi ha aiutato anche a sviluppare un livello di lingua italiana che non solo per
la gestione della quotidianità e del parato, ma anche riuscendo ad ottenere una competenza per poter estrapolare i contenuti essenziali dei diversi linguaggi tecnici.